Buonasera, siamo negli studi nuovacavi.tv e quest'oggi parliamo dell'episodio che si è verificato il 30 dicembre scorso ad Anacapri. Intorno in una fascia oraria dalle 18 alle 18.45, Giuseppina Poglio, conosciuta ad Anacapri come Gisa, viene aggredita a scopo di rapina, malmenata e derubata. La signora sul momento era a terra, comunque in una pozza di sangue. Quando si è ripresa, si è ricordato un numero di telefono e ha chiesto aiuto ad un parente. Dopo pochi minuti sono arrivati i poliziotti e il commissariato di Capri con il 118. La signora è stata accompagnata in ospedale. Di tutta questa vicenda, che comunque ha turbato anche la tranquilla isola di Capri e specialmente la tranquilla Anna Capri, diciamo, a detta del popolo viene indicato come l'autore di questa rapina Frederick van der Oost, che noi tutti sull'isola conosciamo come Federico, anche perché ha l'omonimia con il nome del padre, perciò la ragazza si chiama Frederick e non Federico. L'abbiamo invitato a venire oggi in studio per una brevissima ricostruzione del fatto e chiarire anche la sua posizione, che poi non è neanche giusto se non vi siano prove tali da avendo richiesto l'arresto, perché un reato del genere, il 628 lo richiede, non potrebbe non essere giusto che tutti quanti lo addino per ogni cosa che succede ad Anacapri, se realmente è l'autore della rapina e tutto quanto. Certamente non ce lo dirà noi oggi, però una questione che chiarirà con la giustizia. Certamente anche il pubblico ministero che sta occupando del caso è una persona attenta, perché forse un altro avrebbe chiuso velocemente l'indagine e avrebbe tratto lui come colpevole sommariamente, perché in questo caso c'è necessità che sul territorio ci sia un colpevole. Forse Frederick è la cosa più facile che possa avvenire in questo momento. Allora, la prima cosa che ti devo chiedere è questa qua. È vero che sono passati diversi giorni e tutto, sarei stato certamente interrogato anche dalla polizia, sarei stato anche fermato e tutto. Se ti ricordi il 30 dicembre, siamo a qualche giorno al tuo compleanno che hai compiuto 41 anni, 26 dicembre, e in prossimità del giorno di Capodanno, per cui presuppongo che Anacapri era piena di gente, anche di turisti, visto che Anacapri si svolgeva principalmente l'evento di Capri Hollywood. Se ti ricordi così, in una fascia oraria tra le 18 e le 18.45, dov'eri? sì. Praticamente io ho quattro figli, tre maschi e una femmina. Quella sera là, alle 5:30, accompagnai i due figli maschi a vedere un cinema a Piazza Celio, vicino alla chiesa. Poi dalle 5:30 alle 6 andai a prendere il terzo figlio mio che giocava a pallone, che veniva da Napoli. Preso lui, stavo con mio figlio che si chiamava Lorenzo e Alessia, andai in Piazza Celio ad aspettare gli altri due figli che uscissero dal cinema. Da là feci due o tre volte il giro per il paese e poi uscirono i figli miei dal cinema e tutti e quattro ci ritrovammo a casa. Ma sempre in questa fascia oraria, 18-18.45, ti è capitato di andare con tua figlia a capire se ci sei andato, Sì, perché, se ti ricordi il perché ci sei andato? sono andato a Caprile per comprare cartine e tabacco, e qui fumo il tabacco e sono tornato subito in piazza. E in Piazza Celio mi vide pure la dottoressa della polizia, la commissaria della polizia, che stavo con due colleghi, e mi vide là, vicino al cinema, mi vide Ok, non è, può sembrare assurda pure. questa mia richiesta, non è che ti ricordi come eri vestito quel giorno, se avevi un giubbotto scuro, Allora, se avevi un jeans, un praticamente, paio di scarpe di ginnastica, qualcosa. sì, io c'ho, quella sera stavo vestito con delle Converse beige verdi, un giubbino fatto a piumino verde. Il cappello, che d'inverno mette sempre il cappello, Ah, certo. il jeans, normale, sportivo, come sempre. Ma questo jeans era sporco di lavoro, No, visto che fai il pulito, muratore nella vita. no. Ok. Il giorno dopo, quando avviene questo fatto, innanzitutto la sera stessa, il 3 dicembre, da te non è venuto nessuno? No, non venne nessuno. Io alle 8, meno un quarto, 8, stavo a casa, mi ritirai con tutta la mia famiglia.
il giorno successivo sei andato a Napoli. Sì, parti a Napoli. Sei andato a Napoli, avete fatto spesa. Parti a Napoli perché io, è brutto dire, purtroppo a Natale non sono riuscito a fare il Babbo Natale ai miei figli, perché stavo pure poco bene, e ebbi regalato dei soldi, una piccola cifra da mio padre, un'altra piccola cifra da mio fratello, per fare i regali ai miei figli. Non li fecero loro, però mi diedero i soldi a me. E da lì feci i regali. Partì a Napoli a comprare i regali per i miei figli. Okay. Poi cellulari, e okay, giochi della PlayStation, queste cose qua. Si presuppone che il ricavato di questa rapina sì, effettuata dalla tua signora Giuseppina Voglio, 75enne, sia stato sui 3.000-3.500 euro, cioè l'oro che sarebbe sottratto in casa dalla signora avrebbe questo valore, questo valore qui. Puoi dire quanti contanti avevi quando sei tornato? Quando fui fermato da... Se ti ricordi. Sì, oggi è così, posso... Però mi pare che era intorno alle 1.600-1.700 che mi trovarono addosso. Perché in tutto avevo o 1.800-1.900. Ma questa è una cifra qua. Oggi è croce. Al ritorno da Napoli mi trovarono dalle 1.500-1.600, oggi è croce. Dove sei andato a fare spesa a Napoli? In che zona? Ma vado a Piazza Garibaldi, a terra della stazione, Rettifilo e via Roma. Ok. E avevi comprato telefonini, abbigliamento? Sì, ho presi due telefonini, uno per me e uno per mio figlio Lorenzo, il Galaxy GS6, perché io comunque non ne capisco di telefonini. Alcune magliette, alcune scarpe, robe di indumenti per i figli miei, alcuni giochi della PlayStation. Perfetto. E per me niente. Per te niente. Ma i figli sempre. Sì, sì. E, diciamo, in una ricostruzione fatta un po' dal giornale, in base a quello che comunque si dice tutto, anche che la cosa strana sarebbe questa qua, secondo me. Siamo al 30 di dicembre, cioè il giorno antecedente al Capodanno. A Nacapi ci sono i film di Caprio, qui c'è gente che gira, però penso che nessuno abbia detto che ti ha incontrato per strada. Ma c'è tantissimi testimoni che mi hanno visto per la strada. Tantissimi. Questo non posso fare nomi perché giustamente... No, non è che però... sarebbe comunque il caso qui è tutto. La domanda più strana che potrei fare è questa qua. Premesso che tu hai anche un passato, diciamo, difficile, sì, tra tossicodipendenza, sì, esatto, tra virgolette, ma e chi ovviamente per la droga può commettere qualsiasi cosa, fa parte proprio della situazione e tutto. Che cosa diresti a quello che ha fatto la rapina, che poco mancava che... sicuramente una persona di... sicuramente senza cuore, perché un conto che tu al limite fai un furto, diciamo, ci sta pure, ma è un conto che dire una vecchietta in difesa perché è inammissibile, da parte mia, senza parole. Ma un'altra domanda che ti volevo fare è questa, tu sapevi che il figlio era partito, che la signora era sola? Sai, può capitare. No, ma io conosco parte. Allora, io conosco tutta la famiglia, perché si sa, siamo da una campagna. Ci conosciamo tutti quanti. Però non so i movimenti, la situazione della famiglia, se abita da solo, non abita da solo, il figlio se sta con la mamma, se non sta con la mamma. Conosco tutta la famiglia, però non so stabilizzare. Ricordi, se quel giorno c'hai dei guanti? Io non uso mai guanti, io al limite cammino con la maglia così, quando fa molto freddo così, ma non uso guanti. Mai. Mai. Cioè, se io vado a cercare 10.000 immagini tue e anche di altri, io non troverò mai che porti guanti. Mai, difficilmente porto guanti, no, al limite quando avevo la Vespa, sulla Vespa ogni tanto il capitato di mettere i guanti, ma normalmente non uso guanti. Al limite nel lavoro, perché il lavoro che faccio, il muratore, il trasportatore, sì, può capitare che uso guanti, ma nell'uscire normale con i panni puliti, diciamo, mai, difficile, che io mi ricordo difficile. E tu sai benissimo che sei stato additato comunque come l'autore della rapina. Sì, qua. Sì, questo mi fa molto... Hai mai pensato di allontanarti per stare più tranquillo? Come? Un po' di giorni da... ci sto pensando di lasciare i ragazzi, mi stanno costringendo... No, non lo diciamo in un altro senso, non nel senso come cosiddetta valvola di sfogo,
per rifarsi una vita altra avanti. Cioè, in seguito a questa vicenda, sì, in seguito al fatto che comunque, tra virgolette, si dice che sono stato di sé. Cioè, hai pensato mai a allontanarti? Allora, no, per quello che succede, no, perché io cammino a tasto, perché sono sicuro di me stesso, non ho mai fatto furti, questo tipo di genere di reati. Però per la faccia dei miei figli ci ho pensato tantissime volte, perché oramai non ce la faccio più. La polizia e i carabinieri mi stanno distruggendo, mi accusano di cose senza prove ed è la cosa più brutta, sia per me ma specialmente per i miei figli, perché il paese è piccolo. Sono persone, ragazzi, giustamente, che parlano tra di loro, dicono delle cose pure ai miei figli, perché giustamente tra bambini si dice, sai, tuo padre ha fatto questo, tuo padre ha fatto quello, ed è molto brutto. E questo per me è colpa della polizia, perché non può dire accusare persone senza prove certe. E se esce la prova Regina? È impossibile, perché da parte mia non sono stato io, al 100%, mi gioco la testa dei miei figli. Va bene. Mi farebbe tanto piacere andare a trovare la signora che è stata così, però non lo so, per il momento penso che non sia possibile. Penso che sia opportuno anche per la... Farò calmare le acque, poi se mi si può la vado a trovare, qual è il problema? Speriamo che comunque riescano a assicurare la giustizia. Ma sicuramente, perché queste cose qua, questa volta non si tratta del classico furtarello. Qua sono quelli che hanno messo la mano, cioè, sono una vecchietta di vita. Cioè, di ammazzarla. Sì, come? Va bene, finisce qua questa brevissima ricostruzione, dando comunque la possibilità a lui che ha risposto alle domande, che comunque sono anche domande circostanziate, comunque nascono diciamo da una ricostruzione fatta di tutta quanta questa rapina. L'ultima cosa che volevo chiederti è questa qua, che ovviamente è qui presente ma non viene ripresa. Sì. Prima perché è minore, anche se c'è il papà che comunque darebbe l'autorizzazione, ma proprio per ragioni di opportunità, non credo che sia il caso proprio, ma il fatto che dell'addebitarti questa rapina e questa cosa, si possa ipotizzare o si ipotizzi che tua figlia 17enne ti faccia da palo, puoi spiegarci il rapporto con tua figlia? Ma io con mia figlia ho un rapporto... Però io personalmente ti dico questo. Ero di passaggio a via Roma, vicino al commissariato, sentivo una persona che urlava, infatti pensavo che chissà cosa fosse successo, non sapevo ancora del fatto che era successo la sera antecedente, poi mi è stato spiegato che era lei che ti difendeva, sì. Te in commissariato. No, tra me e mia figlia, a parte che io con tutti e quattro figli, mi c'è un rapporto di, non di bene ma di amore. Forse sono un pochettino troppo possessivo, perché li voglio troppo bene, vecchi mi ritocca. Forse sarei capace pure, sono la debolezza dei padri. Forse sarei capace pure di passare qualche guaio per chi tocca i figli miei. Però io con mia figlia e la femmina c'è un rapporto di vero amore. Forse è un pochettino esagerato, perché anche se tu dovessi fare guarda, non la coinvolgeresti. Ma è impossibile. Prima non lo farei io e poi con mia figlia non farei mai una cosa di questa. Perché mia figlia sa tutto il mio passato. Il mio brutto passato che ho avuto con la droga, sa tutta la verità, proprio perché voglio che io sono sincero con mia figlia e lei deve essere sincera con me. I figli miei devono sapere le cose che ho fatto da giovane, da bocca mia, non da bocca degli altri. Va bene, ok, abbiamo finito.